lascio la parola a Davide Cirillo e a Guaiade, ricercatrice senegalese, che ci racconteranno i risultati di una ricerca che hanno svolto per l'ONG MEDIS e che presenterà attraverso due casi studio, penso lo stato dell'arte dell'engraving in Senegal attraverso l'intervento di una compagnia senegalese, no, di una compagnia cinese per la produzione di sesamo e dall'altra parte una compagnia senegalese per la produzione di girasole per rivolta alla, scusate il gioco di parole, di biocombustibili per l'esportazione. Grazie. Vorrei ringraziare il Centro Studi Africano che ha messo a disposizione quest'anno, quindi per l'ospitalità di sia logistica, anche i contenuti, Germana per la bellissima introduzione, la Facoltà di Scienze Politiche di Torino, che comunque ci sta dando la possibilità di realizzare questi studi e queste ricerche, e l'ONG MAIS, in primis anche, che ha commissionato questo studio e che abbiamo scelto di chiamare Le formiche verdi sognano ancora in Africa, per cercare di riallacciarci al film di Werner Herzog che pubblicò appunto questo film nel 1984, Lo sognano le formiche verdi, che trattava una sorta di interazione tra una compagnia mineraria australiana e un gruppo di aborigeni. La compagnia mineraria australiana già appunto negli anni 80 cercava di acquisire, di operare su un pezzo di terra dove però le popolazioni locali reputavano appunto che abitassero le formiche verdi, dormissero le formiche verdi che non andavano svegliate. E a Waio siamo entrati in contatto in prima persona con il fenomeno delle acquisizioni di terra all'inizio dell'anno scorso, del 2011, nel contesto del World Social Forum che si è tenuto appunto a Dakar, dove mi trovavo per effettuare le ricerche per la mia tesi di laurea che verteva sulle migrazioni e sugli investimenti agricoli della Cina in Africa. E appunto poi alla fine dell'anno scorso ho iniziato a lavorare con la Free University di Amsterdam che ha lanciato un progetto di dottorato per lo sviluppo di un modello analitico che appunto cercasse di interpretare e di studiare i vari casi di acquisizione di terra su vasta scala attraverso un modello teoretico chiamato Zones of Intermediality. Nello stesso periodo poi sono entrato in contatto con l'ONG MAIS che stava appunto cercando qualcuno che sviluppasse uno studio sul land grab in uno dei paesi del Sahel e appunto grazie al supporto di AWA con cui lavoro appunto da qualche anno ci siamo proposti di realizzare questo studio dove abbiamo portato, dove andremo allora a illustrare i risultati ottenuti da delle ricerche appunto legate anche correlate a quelle che ho fatto per la tesi. E l'approccio che noi abbiamo scelto di dare a questo studio è stato innanzitutto di contestualizzare il fenomeno a livello globale per poi sviluppare un'analisi del quadro storico-giuridico della realtà locale senegalese e passare poi a due studi di caso, come gentilmente Germana illustrava prima, il primo su un'impresa cinese che tentava di acquisire terra, in primo momento in realtà ha lavorato con un modello di approccio differente da quelli soliti del land grab, perché si sono rivolti direttamente ai produttori locali, quindi in un primo momento non è stato in realtà un caso esattamente di accaparramento di terra, ma lo si è poi rivelato in effetti, perché la relazione con i produttori locali non è andata a buon fine, più che altro della vita per tematiche relative a cattive forniture, eccetera. Non mi dilungo troppo, perché vorrei prima lasciare la parola ad Awa. Vorrei solo precisare che appunto noi ci siamo interessati alla questione e la riteniamo di vitale importanza per, non solo per le popolazioni dei paesi in via di sviluppo, ma per l'intera popolazione del mondo, in quanto l'accaparramento di terra si collega strettamente con tematiche inerenti alla sicurezza alimentare. Saremo sempre di più, sia le Nazioni Unite che tutte le maggiori istituzioni presentano dati che vedranno la crescita demografica aumentare a dismisura nei prossimi anni e una corretta gestione delle risorse e una corretta modalità di lavoro in partenariato con tutte le popolazioni del mondo sarà di vitale importanza. Tutto questo viene oggi minacciato da colossi economici e politici nel quadro di questa economia del mercato globale.
caso del Senegal in particolare il fenomeno riveste un'importanza altrettanto fondamentale in relazione appunto al vuoto normativo che permette agli attori sia locali che stranieri di poter ottenere delle enormi quantità di terra, ma lo è perché la prassi differisce totalmente da quella che è appunto il contesto normativo. Questo fenomeno, questa diciamo dicotomia, sta causando la necessità effettiva di una riforma in materia legislativa per tutta la normativa che si occupa delle transazioni fondiali. E questo a nostro parere giocherà un ruolo fondamentale non solo per il Senegal, ma anche per tutti gli altri stati dell'Africa dell'Ovest, sia per l'importanza politica che il Senegal ricopre nell'organizzazione regionale dell'Africa occidentale, ma anche per tutte appunto le comunità delle popolazioni che vivono in quelle aree. Voglio dare la parola ad Awayad e vi ricordo che potete trovare delle copie del nostro studio qui, ma scaricarlo anche dal sito di Maïs. Grazie.